Le ATER sono sempre più impegnate a diffondere un nuovo concetto di abitare. Il diritto alla casa è sacrosanto e seppur in Abruzzo c'è un grandissimo impegno a superare i vecchi concetti, rimangono aperte delle problematiche. Dopo la pandemia i problemi sono aumentati anche a causa della crisi energetica e per questo il lavoro delle ATER, impegnate in un'opera di riqualificazione importante del patrimonio, deve essere messa a sistema in un'interlocuzione importante con la Regione e con il Governo. Ci sono infatti dei problemi aperti. Una delle questioni molto importanti al momento è quella del superbonus. Stiamo entrando nella terza fase della problematica di prossimità. Il diritto alla casa è sostanzialmente il diritto che oggi un cittadino deve trovare soddisfatto. In questo momento storico, dopo la pandemia e ovviamente la contestuale crisi energetica, siamo impegnati all'interno delle iniziative che sono finalizzate alla riqualificazione del patrimonio. Evidentemente gli interventi che sono presenti oggi in Italia sono interventi che devono essere messi a sistema. Questo è il motivo per cui probabilmente un'interlocuzione qualificata con Regione Abruzzo e ovviamente anche con tutte altre enti che possono, come dire, migliorare la qualità della collaborazione dovrebbero essere orientate a semplificare procedure e, come dire, semplificare per l'edilizia residenziale pubblica, come dire, gli incentivi. Non si può trattare, questo è quello che noi diciamo come ATER, allo stesso modo una palazzina dei quartieri ai parioli, parliamo segnatamente del superbonus, e una palazzina di un quartiere degradato, delle zone degradate dei nostri quartieri. Quindi un'attenzione da parte delle istituzioni sui bisogni dei cittadini che vivono nei quartieri popolari.